Che diciamo a Teresa? Ah, fai la scelta giusta per te. Io ti ho dato un'opinione, poi scegli tu. Va bene? Ciao Teresa, un bacione. Tra uomini e donne, Teresa, chi deve scegliere? Scegliesse e affaticò, che è la scelta giusta. Diciamo che Andrea è più un principe azzurro, più da sistemarsi, va, si può sistemare da Andrea, invece se ci piace il ragazzo come noi, è un ragazzo del popolo, ha da scegliere Antonio, Antonio è più un ragazzo del popolo. Antonio? Perché? È perché Antonio è di Frosinone, logicamente essa è napoletana e non si può mai trovare con l'altro, perché l'altro è del nord. Come fa una napoletana a trovarsi con con uno del nord? Sembra la formula del vero amore questa. No, Andrea, per niente può fare tutto quel sciccherio, perché è troppo chic, vuoi che i soldi? Vabbè, i soldi sono una cosa. Si sposi, si va da Andrea. Andrea, quella è troppo bella, è una bella ragazza. È da scegliere voi. Speriamo che la può, Andrea, dice che sì, e dice che no. Io sono Antonio. Perché lo vedo più innamorato. Sì. Andrea no. Guarda, anche Andrea. Però non sono tanto sicuro, devo dire, perché quello si basa all'uno e all'altro. Chi sceglie? Antonio! Antonio! Secondo me Antonio! Antonio! Per tutta la vita Antonio! È vero! È vero, è buono, è dolce, è sincero! Andrea è un bellissimo ragazzo, personalmente per me è artefatto. Antonio, deve scegliere Antonio tutta la vita. Andrea no, è antipatico, è qua, qua, da qua. Andrea. Perché? Perché è bello. E Antonio, perché è più umile e più simile a lei e poi sono proprio una coppia, si vede. Non Andrea? No. Andrea proprio no, non mi piace proprio di carattere come si pone, no. Antonio perché è un ragazzo più adatto a lei, Andrea è molto sofisticato come ragazzo, molto falso Andrea. Falso? Sì. Perché? Vuole fare l'attore. Da Andrea. Perché? È perché sicuramente è innamorata di Andrea. Teresa ha perso la testa per Andrea, sono proprio straconvinta e si prende pure un sì. Speriamo. Speriamo. Secondo me si prende un no da Andrea. Dice sì, dice sì. Quindi che diciamo a Teresa? Ah, fai la scelta giusta per te. Io ti ho dato un'opinione, poi scegli tu. Va bene? Ciao Teresa, un bacione. Tra uomini e donne, Teresa, chi deve scegliere? Scegliesse e affaticò, che è la scelta giusta.